Ritorniamo in diretta in Voce delle Chiese, ancora insieme a noi e voi insieme a, insomma, insieme reciprocamente, ecco, mi stavo ingarbugliando con le parole. Potete continuare a scriverci, il numero è il 328 87 57 845, potete anche mandarci un'email, l'indirizzo è diretta@rbe.it, ma soprattutto le mail le potete mandare se volete aderire a questa iniziativa di cui vogliamo parlare adesso, che è un vero e proprio appello ad una comunità virtuale che si raduna insieme e attorno alle persone che magari sono un po' più sole, che sono, hanno patito anche parecchio in questi anni di pandemia, di isolamento, e sono le persone che risiedono nelle case di riposo. Ne abbiamo già parlato, abbiamo già ovviamente lanciato questa iniziativa prima di Natale, ma è un'iniziativa che insomma non ha proprio una tempistica stretta nei tempi, e quindi torniamo a parlarne questa volta con Laura Turchi. Buongiorno Laura, benvenuta su Radio Bequit. Buongiorno a tutti. Allora Laura, hai ricoperto vari ruoli nell'ambito delle nostre chiese valdesi e metodiste, e in particolare adesso però ti abbiamo invitata come presidente del comitato della Casa delle Diaconesse di Torre Pelli, cioè una struttura della Diaconia Valdese Valli, una struttura di accoglienza per anziani, che ha lanciato un appello. Laura, di che cosa si tratta? Sì, allora, innanzitutto la Casa delle Diaconesse è una struttura residenziale per anziani, per autosufficienti o parzialmente autosufficienti. E questa iniziativa è nata proprio da questi ospiti che vogliono sentirsi a casa loro, perché è giusto così, e io trovo molto bello che il nome Casa delle Diaconesse sia casa, perché deve richiamare questo calore di raccoglimento, di ritrovarsi insieme. Allora, questa iniziativa è sostanzialmente dire: non ci possiamo vedere, non ci possiamo trovare fisicamente, purtroppo le case di riposo sono ancora tutelate in maniera forse esagerata, però giusta e logica. E quindi dicono: facciamolo in maniera virtuale. Hanno avuto la bella idea di dire: lanciamo l'occasione di ritrovarci a cantare una canzone, un inno, un momento insieme. Allora utilizziamo gli strumenti informatici e registriamo una canzone, adesso poi vi dico anche quale hanno proposto, per poterceli rivedere insieme, come se ci potessimo raccogliere tutti insieme virtualmente intorno a questo momento. Hanno proposto Notte Benigna, è un inno, un canto conosciuto da ovunque, in tutto il mondo, in fondo abbastanza facile, e chiaramente non richiedono nessuna capacità canora, da corale, da coro, da fare un concerto, ma è semplicemente un modo che, rivedendo poi i singoli video che vengono mandati alla casella di posta specifica della Casa delle Diaconesse, possono così poi passare un momento insieme, di concerto insieme. Esatto, è molto bello, è proprio un'idea di creare una comunità laddove la comunità purtroppo non ci può essere fisicamente, ma può comunque far sentire il proprio calore, la propria vicinanza, la propria attenzione. È anche una questione di attenzione, no? E di prendersi cura di persone che purtroppo vivono e hanno vissuto momenti molto molto difficili. Laura, insomma, tu ci racconterai, ma lo sappiamo benissimo, che questi anni per una struttura come la Casa delle Diaconesse, ma come tante altre strutture per anziani, sono stati anni tragici, ecco, dal punto di vista della comunicazione e dell'empatia. Sì, io, se mi permetti, vorrei iniziare con riprendere una battuta che ci ha riferito un responsabile di una delle nostre strutture quando ci siamo trovati in combinazione nella mia prima volta di giunta e insieme ai responsabili di strutture, e che ha riportato un commento di un ospite, di un suo ospite, che mi ha fatto riflettere molto, che dice: sì, è vero, noi siamo da tutelare come anziani, perché siamo fragili, perché rischiamo la vita letteralmente in queste occasioni. Ma che significato ha in fondo una vita se non possiamo vederci? Molti ospiti di queste strutture sono andati lì per non essere più soli, per poter avere una comunità che li accoglie. Una comunità che non deve essere per forza solo costituita dagli ospiti, ma anzi, meglio ancora se arrivano
persone dall'esterno, i parenti, gli amici, ma anche, perché no, persone che abitano sul territorio. Alla Casa delle Diaconesse, ad esempio, abbiamo un bellissimo giardino che adesso è stato di nuovo riaperto, quindi chi vuole, io faccio l'appello. Proprio l'appello, ritorni ad andare. Magari se c'è qualche signore ospite si metta la mascherina se ci vanno vicino, però insomma bisogna di nuovo ricominciare. La comprensione, un gesto di affetto, un sorriso sono poi in fondo le migliori medicine, sono quelle che ci fanno sentire a casa, sentire insieme. Assolutamente. Il contatto fisico, anche se non è forse ancora possibile, forse non siamo neanche più abituati, è però molto 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 importante. Certo. È quello che ti dà di nuovo la forza di dire: oh, ha senso che io sia ancora qui. Eh sì, che dà anche insomma il rapporto con le persone, il dialogo, il confronto è quello che poi dà il succo alla nostra vita. Quindi giustamente l'ospite diceva è faticoso, certo, è faticoso pensare di potersi ammalare, ma è faticoso certo rimanere anche da soli e non avere più un... E diciamo che queste difficoltà permangono, perché insomma non, al momento anche le visite si cerca di certo. non permetterle tutte insieme, le iniziative non possono ancora essere fatte tutte insieme all'interno della struttura. Chi va a trovare all'interno deve utilizzare una mascherina FFP2, però insomma si poco per volta si comincia, si cerca. Abbiamo avuto poche settimane fa domenica un culto con la chiesa di Torre Pellice proprio per far vedere che le relazioni sono di nuovo possibili, e sostanzialmente la grossa difficoltà che è stata questa assenza deve insomma essere superata. Certo, quindi noi rivolgiamo un appello a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici: se volete anche voi far parte di questa grande comunità allargata, se volete in qualche modo prendervi cura anche appunto a distanza, però le tecnologie ci hanno anche fatto scoprire delle buone cose, no? Delle buone pratiche che possiamo continuare ad utilizzare, registrate appunto un video mentre cantate questo brano Notte Benigna, conosciutissimo, e se non lo conoscete andate sul nostro sito, troverete pubblicato un inno settimana dove c'è appunto una corale che esegue questo inno e quindi si può imparare. Sul sito persone.org troverete i vari dettagli, così come anche sulle pagine Facebook e sui siti diciamo della Casa delle Diaconesse o delle strutture della Diaconia Valdese Valli, oppure ci telefonate, vi diamo noi i modi per poter accedere. Bisogna anche compilare una liberatoria per permettere che poi questi video vengano visti, perché giustamente bisogna tutelare anche la privacy, però è davvero un modo molto semplice ma anche molto emozionante, perché poi sappiamo che la musica insomma no, comunica parecchio anche a livello di emozioni, ed è un inno soprattutto conosciuto anche da persone più anziane, che quindi insomma rievoca e fa risuonare magari dei ricordi di quando erano più piccoli, e quindi sicuramente sarà molto molto apprezzata la vostra partecipazione. Laura, grazie per essere grazie. Stata con noi. Io, se permetti, vorrei ancora solo ricordare anche i servizi delle Case delle Diaconesse, certo. che diamo proprio anche per aumentare e far sentire ancora più forte servizi questa all'esterno. Relazione. Serviti all'esterno, che sono i pasti caldi portati a domicilio e un'assistenza anche domiciliare di accompagnamento per fare un bagno assistito, alcune commissioni piccole e aiuti in casa, ma che appunto non fanno sentire soli. È un momento utile per poter aiutare chiunque sul territorio. Insomma, noi ci mettiamo a disposizione anche per questo. Se qualcuno ne avesse bisogno può contattare. O naturalmente contattare la Casa delle Diaconesse nell'orario di ufficio, chiedere informazioni e verranno date tutte i dettagli. Bene, grazie, grazie Laura Turchi per essere stata con noi, presidente del comitato della Casa delle Diaconesse. Vi ricordo, andate sul sito persone.org oppure sul sito della Diaconia Valdese Valli, digitate proprio queste parole, lo troverete facilmente, per appunto partecipare a questo appello di canto a distanza ma comunitario del brano Notte Benigna. Il Natale è già passato, ma non fa niente, noi continuiamo a raccogliere i video. So che ne sono già arrivati, mi dicevi fuori onda, anche da Filadelfia.
Filadelfia, dall'estero. Se ho capito bene, perché me l'hanno detto di corsa. Comunque, però, insomma, dall'estero. Ne sono già arrivati. E adesso si stava solo studiando come organizzarsi per la liberatoria. Perché questo è molto bello. Firmare, certo, il modulo per la liberatoria che possa essere messo in video. Certo, questo è molto bello. Quindi, insomma, il progetto sta andando avanti e diamo tutti il nostro piccolo grande contributo che sia. Grazie e buona continuazione. Grazie a te.